Tutti ragazzi, con questo video voglio portarvi a conoscenza di quest'altra fantastica varietà di Discus, non a tutti molto conosciuta. Questa qua è il Dark Angel. Che cos'è tendenzialmente un Dark Angel? Un Dark Angel è molto simile ad un Blue Diamond, ma ha una particolarità tutta sua, non è molto comune in commercio. Adesso forse nella fase giovanile non si riesce a vedere il vero, diciamo, la vera livrea di questo pesciolino. In pratica il Dark Angel non è altro che di colore tendenzialmente blu come il Blue Diamond, sempre occhio rosso rubino, ma ha una peculiarità tutta sua. La sua livrea di un azzurro brillante è carbonata con una sorta di spolverata scura. Vediamo se riusciamo, ingrandendo un poco, potete vedere alcuni esemplari come sono più scuri, diciamo, sono sporcati di una tinta scura, il che li rende molto affascinante come colorazione e non sono molto comuni sul mercato. Vedete questo qua, vediamo, forse questo si vede. Man mano che crescono, questa carbonatura tende a diventare sempre più accentuata e mischiandosi con l'azzurro del corpo ha una colorazione molto particolare. Io dico, e diciamo, a me sembra più quando diventano grandi, danno l'impressione della tela jeans, il denim, sembra che diventino color jeans, diciamo. Vedete quello in fondo? Vedete? Cominciano a colorare, diventa più scuro. Quindi questi qua, essendo esemplari giovani, non vediamo ancora molto, non si distingue molto la sua livrea. Infatti da giovani possono essere, se un occhio non molto attento, vengono scambiati per Blue Diamond, ma non sono Blue Diamond perché hanno questa opalescenza scura sul corpo azzurro. Vi dicevo, questi qua hanno sempre l'occhio rubino e sono molto molto, ecco, vedete, sono molto belli perché fanno questo contrasto tra l'azzurro brillante e il blu più scuro, danno un'impressione ripeto, di tela jeans, a me sembrano molto belli, molto particolari. Chiaramente questi qua da giovani la vera colorazione si intensifica man mano che crescono. Si intensifica sempre di più per poter poi vedere questo colore di blu più scuro. Molto importante è un po' su tutti i Discus la qualità della luce con cui vengono illuminati. È vero che il rosso è sempre rosso, il blu è sempre blu, i colori sono quelli, però se vengono illuminati con la giusta luce, trasmettono dei colori molto più intensi e più colorati. Io consiglio sempre, di, sostituire, perché molte volte negli acquari industriali viene montata sempre le luci bianco fredde. Io consiglio sempre di montare sugli acquari delle luci calde, rosate, che aumentano l'intensità dei colori dei pesci e delle piante e dell'ambiente acquatico. E consiglio sempre un colore gros, le gros lux,
che si trovano anche nel formato T5 oppure a LED, quindi una luce abbastanza calda. Ad esempio la luce che troverete, faccio un esempio molto diciamo molto forse stupido, ma per rendervi l'idea, se voi vedete in qualsiasi bancone di carne delle macellerie, se guardate con che luce viene illuminata la carne, sono tutte luci grow. Questo serve a far avere la carne di una brillantezza, di un rosso più brillante, cosa che sarebbe diverso se viene illuminata con una luce bianca, sembrerebbe carne putrefatta. Fateci caso quando andate in macelleria, vedete con che luce ve. E la stessa cosa deve succedere nell'acquario, va illuminato con luci rosate, le luci grow vengono chiamate, e danno questa colorazione sia nelle tonalità blu che nelle tonalità rosse, molto più vive e molto più accese. Ok, vi ho presentato questa fantastica varietà. Ecco, adesso si avvicinano, fanno più i bravi, si comincia a vedere la sfumatura più scura, che man mano che crescono si intensificherà sempre di più. Quindi Dark Angel, corpo azzurro con sfumatura blu scuro e occhio rosso. È presente questa varietà, credo, solo dall'allevamento Stendger, molto molto bella, e niente, prendetela in considerazione questa varietà. Spero di fare cosa gradita a qualcuno, per molti dirò delle cose banali, ma mi rivolgo sempre a chi per primo voglia, come prima volta si voglia addentrare in questo fantastico branca dell'acquariologia, il Discus. Spiego cose banali, semplici, che arrivino un po' a tutti. Chiaramente poi ci sono gli esperti che ne sanno una più del diavolo. Saluto a tutti e al prossimo video. Ciao da Peppe.